E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi, come potete vedere, siamo arrivati a Searing Gorge, un territorio che praticamente sta di fianco Badlands, dove stavamo nello scorso video. Searing Gorge è un territorio che va dal 47 al 51, come si può vedere in alto, che in realtà è un po' inculata perché c'è effettivamente Burning Steeps sotto, che è 49-52, e effettivamente era meglio, però è un problema un po' raggiungerlo, direi. Infatti la quest ce l'ho. Il problema è raggiungerlo. Però intanto possiamo tranquillamente arrivare al 52 in questo territorio, perché grazie anche all'instance che avete visto nella prima parte del video, sono arrivato, come potete vedere in alto a sinistra, già a livello 50. Quindi qui che stiamo molto molto velocemente e con grande facilità. Quindi, visto che l'instance ve l'ho messa all'inizio, pensavo che magari nella parte parlata vi lascio semplicemente con tutte queste. Ecco, facciamo tutte queste insieme, così. Perché sennò finiamo sempre che il 70% del video sia un instance e il resto sia qualche quest a caso, così. Ma fondamentalmente il vero leveling, secondo me, sono proprio le quest, perché sono quelle che ti fanno scoprire tutto il territorio, eccetera. L'instance no, ti chiudi in instance e amen, non vedi manco un territorio. Io, per dire, non venivo a Searing Gorge da tantissimo. Cioè, veramente tantissimo. E l'ho riscoperto, questo è un territorio veramente storico, perché tipo là, precisamente là magari, dove c'erano quelle torri, non so perché, ma la gente si scannava sempre perché era un punto d'incontro. Tanto ho già finito le queste, ma non mi sono reso conto. Era un punto d'incontro di questo territorio e c'erano infatti tutti i livelli 50, 52, e in base, mi ricordo questa cosa, in base all'elmo che una persona ci aveva, pensate, riconoscevi praticamente se quella persona era equipata o no, e quindi sapevi se scappava o no. Allora, consegniamo tutte le quest che stanno qui, le riaccettiamo. Ah, mi sono scordato di spararmi il coso del 13° anniversario di Warcraft, cazzo. Tac, c'è questo warrior che mi sta spaventosamente guardando, ma devi stare molto attento. Beh, no, in realtà è tank, quindi dovrei stare attento io, però vabbè. Vedi, io non ho queste quest, quanto cazzo le odio che stanno tutte spreadate in questo modo. Tranne queste due che praticamente si possono fare tutte qua. Anche se non ho capito quello che cazzo devo fare, effettivamente, però... Ah, devo prendere il veleno di questi schifosissimi ragnetti. Oh, tu che cazzo vuoi? Ah, ecco, i ragnetti stanno qua. Ma che cazzo sto vedendo? Ma che è, deve cavalcarlo, tipo? Ma che cosa? Voi non avete mai visto un ogre che cavalca ragni? Ah, dove... No, cazzo, non dovevo shottarlo. Vai, cavalcalo. Cavalcalo, zio. Perfetto, guarda quanto è bello. In più ti lascio anche il veleno, capito? A posto, facciamo due quest in una, spettacolo. Ok, credo che questo sia l'ultimo ragno da cavalcare e da cui prendere il veleno. Non è vero, non è vero. Questo era l'ultimo. Adesso dobbiamo addirittura raccogliere dei polli spaventosamente più grandi della media, direi. Polletto, pollacchio. Devo dare un po' lo sguardo perso di questi polli.
che sono buggati e fluttuano invece di camminare. Pollo, pollo, niente polli. Affanculo, andando andiamo a fare questo qua, poi torniamo. E non lo so, dovranno respawnare, cazzo, non ne trovo nemmeno uno. Qui muoio, forse. Allora, c'è una cosa un po' cauta, se possibile. Ecco. Allora, questa quest mi ha un luogo abbastanza preciso e mi dice qui. Ma qui non c'è assolutamente un cazzo. Forse un tizio che va in giro tipo ronda. A me sinceramente non sembra, anche perché questo qui sta qui per lo stesso motivo. 2000 years later. Comunque mi sono andato a informare, effettivamente è praticamente un nano che va in giro su una mount, su una capra. Tra l'altro sto amando tantissimo la canzone in sottofondo. Ok, dopo viaggio questo viaggio cosmico con le musichette locali. Ah, se vedete questo ragazzo che mi ha aggruppato è perché vorrebbe fare distance insieme, ma lui è già al DK al 57, sta un po' lontanuccio da me purtroppo. Oh, ma lo cazzo sta sti imbecille. Sta a far perdere tempo, eh. Ok ragazzi, scusate, una breve pausa è arrivata al campanello. Qui un cazzo di niente ancora, eh. Dai, ma sta capra malefica. Oh, sapete che vi dico, sta questa mi ha rotto il cazzo. Va direttamente a fare in culo e andiamo a fare un'altra. Anzi, andiamo a fare quella lì dei polli. Eccolo, eccolo, un pollo. Polletto, ne mancano due, uno sta là. Tu ragno, fatti i cazzi tuoi, non mi ammazza il polletto. Polletto. Eccolo, eccolo, l'ho visto. E eccolo lì. E oh, quella là rimane così. Perché le queste che mi fanno troppo. Cioè, perde proprio troppo tempo. Già che sto un po' borderline sul territorio, che non ci vorrei nemmeno sta. Potrei stare su territori più alti. In più, però ovviamente, Cristo di Dio, se non faccio quella non me danno le altre, sti stronze merda. Però potrei anche scegliere di fare il viaggio alla speranza e arrivare direttamente a Burning Steeps. Anche perché fondamentalmente questo territorio è già troppo basso. Cioè non è che è già troppo basso, però ci fa 47-51. Io sto quasi al 51, quindi è un territorio che praticamente potrei già cambiare. Perché teoricamente penso ci sia questa stradina che mi fa attraversare queste montagne e sfociare di qua. Perché lì, se non sbaglio, c'è Black Rock Mountain, una roba simile. E infatti Black Rock Mountain, eccola qua. E teoricamente io entro qua dentro e dovrei riuscire dall'altra parte. Non prima di avervi fatto una sana panoramica. E eccoci, infatti, siamo sfociati direttamente a Burning Steeps. Ecco qua l'accampamento che ci stava aspettando. I cartelli del Wanted sempre ben accetti. Adesso abbandonerò tutte le queste vecchie perché sennò mi fanno mucchio. Allora, voglio assolutamente concludere questo video arrivando al 51, assolutamente. Dai, ragazzi, perché la strada verso le Outland è sempre più vicina, cazzo, ci siamo. Dato non ho preso il volo comunemente, assolutamente essenziale. Allora, ammazza sti draghetti che tanto etti non sono, che iniziano a crescere. E non solo, ma anche questi, tipo allevatori di draghi, una roba simile. E liberare questi draghetti. Ah, no, parte green. E ecco qua, anche l'ultimo si è andato fuori dalle palle. Adesso andiamo a consegnare il volo e facciamo il 51. Quindi praticamente, ragazzi, in un video solo abbiamo cambiato due territori, pensate un po'. E eccolo lì, 51.
Ragazzi, per questo video io vi saluto, magari sicuramente è venuto un peletto più corto rispetto al normale, ma spero di aver fatto dei montaggi abbastanza carini perché ho puntato un po' più su quello. Nel prossimo video sicuramente continueremo un po' questo territorio e poi ci sposteremo ancora perché ci stiamo proprio avvicinando verso Blasted Lands e di conseguenza al Dark Portal. Quindi noi ci vediamo al prossimo video come sempre, vi ringrazio per la visualizzazione, come sempre. Ciao a tutti ragazzi.